Fratelli e sorelle tutti, ben ritrovati, ci prepariamo alla sedicesima domenica del tempo ordinario, domenica 17 luglio, sedicesima tappa del nostro cammino. Nella tredicesima domenica, quindi tre settimane fa, il Vangelo sottolineava la ferma decisione di Gesù nel dirigersi verso Gerusalemme e l'invito rivolto ai discepoli e oggi a ciascuno di noi era quello di tenere fisso il nostro volto sul volto di Gesù. È l'unica garanzia, dicevamo, per procedere con sicurezza, con fiducia, anche nelle difficoltà e nelle contrarietà della vita, che era il tema del 3 luglio. E per sapere anche come agire da buon Samaritani, dicevamo, domenica scorsa. Il Vangelo di questa domenica ci fa incontrare Gesù in casa di amici a dimostrazione di quanto sia importante lungo il viaggio della vita il tempo gratuito e rigenerante dell'amicizia. Attraverso questo procedere di Gesù verso Gerusalemme, non dimentichiamo che Gesù con decisione si sta dirigendo verso Gerusalemme a donare la vita, stiamo man mano raccogliendo i tasselli che ci aiutano a comprendere che il suo viaggio è il paradigma, cioè la chiave per imparare a leggere il viaggio della nostra vita, della nostra esistenza. Il, il testo odierno del Vangelo, come ogni domenica viene introdotto dalla prima lettura. Oggi tratta dal libro della Genesi, il capitolo 18, l'incontro di Abramo con i tre ospiti presso le querce di Mamre. Abramo si fa a loro prossimo, accogliendoli e ristorandoli. È un gesto che gli meriterà di diventare padre. È una dinamica questa che fa capire che l'accoglienza rende la vita feconda. Perché chi accoglie si ritrova accolto. Risponderemo nel Salmo. Come a dire, se noi impariamo a fare casa agli altri, Dio stesso farà casa per noi. Chi ama il Signore abiterà nella sua tenda risponderemo nel testo del Salmo. Entriamo allora nel testo evangelico. Siamo al capitolo 10 dei versetti 38-42 del Vangelo di Luca. Mentre erano in cammino, entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ospitò. Ella aveva una sorella di nome Maria, la quale seduta ai piedi del Signore ascoltava la sua parola. Anche se il testo non lo esplicita, sappiamo dall'evangelista Giovanni di trovarci nella casa degli amici di Gesù, Marta, Maria e Lazzaro. Marta si ritrova e si rivela la donna più intraprendente, tanto che fin dall'inizio si sottolinea che è lei ad ospitarlo. Maria invece viene segnalata seduta ai piedi del Signore e l'atteggiamento del discepolo di fronte al suo Maestro. E in questi pochi versetti così ci vengono presentati i personaggi principali. Ma mentre Maria era ai piedi di Gesù, Marta era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse, Signore, non ti importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti. Ma il Signore le rispose, Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore che non le sarà tolta. Maria, dice il testo, è presa dai molti servizi dell'ospitalità. Non fa cose sbagliate, ma è talmente affannata nel fare le cose che forse sta dimenticando la cosa più importante, l'ospite. È talmente decisa e convinta di essere nel giusto che con piglio deciso non solo critica Gesù: Non ti importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire, ma pure gli dice quello che deve fare. Dille dunque che mi aiuti. Maria veramente è convinta della sua visione delle cose ed è seccata anche che il Maestro non riconosca quello che lei sta facendo seccata che il maestro poco importi il suo gran fare. E Gesù risponde con dolcezza ma anche con precisione. Marta, Marta, tutti affanni, ma di una cosa sola c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore che non le sarà tolta. Innanzitutto Marta viene chiamata due volte e nella Bibbia questa è un'espressione di chiamata. Dio chiama Marta, la richiama. Il Signore la sta chiamando ad accorgersi di lui, la sta aiutando a prendere coscienza che lei è intasata da tante cose da fare, ma non sapeva stare con lui in quel momento. Potremmo dire che Marta ha alloggiato Gesù in casa. Maria invece col suo fare ascoltante, col suo dare attenzione, ha accolto l'ospite in modo più vero. Marta ha fatto spazio in casa, Maria ha fatto spazio nel suo cuore, nella sua vita. Gesù criticando Marta, la sta aiutando a capire c'è una gerarchia da rispettare. Gesù non critica il fare in sé di Marta, perché qualcuno deve pur fare qualcosa, ma sta aiutando a capirla che c'è una gerarchia da rispettare, che potremmo riassumere in una domanda. Come fai a servire se prima non hai ascoltato le esigenze dell'ospite? È la stessa tematica che avevamo affrontato nella tredicesima domenica, il 26 di giugno. Non può esserci nessun prima davanti a Gesù. Prima va Gesù e poi viene tutto il resto. Il Signore chiede di essere messo per primo, accolto nella casa del cuore. Chiede di essere ascoltato con tutto noi stessi, certi che anche noi ci ritroviamo a vivere situazioni simili. Dobbiamo avere fiducia che Dio stesso provvederà ad ogni cosa. Osservate, dice un testo del Vangelo di Matteo, come crescono i gigli del campo. Non faticano, non filano, eppure io vi dico che neanche Salomone con tutta la sua gloria vestiva come uno di loro. Non preoccupatevi dunque del domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. A ciascun giorno basta la sua pena. L'affannoso fare di Marta la porta a mettersi lei al centro a differenza del quieto fare di Maria che pone al centro Gesù il maestro e in fondo vedete nella vita quotidiana c'è sempre il rischio di fare tante cose per il Signore a nome del Signore ma di non farle con lui allora ciò che conta la parte migliore a cui faceva riferimento Gesù parlando di Maria è proprio quello di stare con Gesù questo è ciò che conta stare in sua compagnia, perché solo in sua compagnia tutto diventa possibile, anche l'impossibile direi che tutto diventa più bello. Oggi purtroppo dobbiamo riconoscere che ci sono molti cristiani anonimi, direi quasi orfani, si dicono cristiani ma non sanno perché, forse conoscono alcune formule di preghiera, ma niente di più. Come per Marta, così per ciascuno di noi deve arrivare il momento in cui si lascia che Dio ferisca d'amore il nostro cuore. Ed è bello scoprire che Gesù fa tutto questo in casa, come a ricordarci che è dentro il nostro quotidiano, dentro le nostre faccende feriali, che possiamo incontrare il Signore che possiamo comprendere che Lui solo è il centro della nostra vita. È come se Gesù ci dicesse in questo momento, solo io ti sono necessario. Tu hai bisogno solo di me. Sono io la gioia, la pienezza di cui ha bisogno il tuo cuore. Solo io ti sono necessario. Ed è bello tutto questo. È bello. Perché avviene in casa, vi dicevo. E allora chiediamo al Signore di imparare a stare con Lui, a essere coscienti che Gesù non è un'idea, ma è una relazione di amicizia e come ogni relazione di amicizia c'è bisogno di attenzione, di tempo, di amore. E scopriremo che ogni qualvolta accoglieremo la vita in tutti i suoi attimi, stiamo accogliendo il Signore. Ero forestiero e mi hai ospitato. Vedete, la vita di Abramo e di Sara, descritta nella prima lettura, non aveva futuro perché era sterile, ma l'accoglienza di quei tre ospiti ha aperto loro un futuro nuovo. Ecco, anche noi allora siamo invitati a mettere ordine nella nostra vita e a domandarci, tutto è utile nella vita, ma tutto è necessario? Mettiamo ordine in noi. Cerchiamo di comprendere, come ci è stato ricordato tre domeniche fa, se stiamo tenendo fisso il nostro volto sul volto di Gesù. Domandiamoci se anche di fronte alle contrarietà che incontriamo restiamo saldi davanti al Signore e impariamo ad agire non vendicandoci, ma con l'atteggiamento del buon Samaritano. Domandiamoci se siamo capaci di ospitare il Signore nella nostra vita col cuore prima che col tempo, con la compagnia prima delle cose tante da fare. Tutto è utile, ma tutto è necessario. Ecco allora quanto è importante che impariamo a custodire il nostro tempo e le nostre relazioni, ormai così inquinate dal motto il tempo è denaro, dimenticando invece che prima di tutto il tempo è dono. Il tempo è amicizia, il tempo è fraternità. Non lasciamoci allora inquinare dalle false concezioni della vita. E impariamo a stare dietro al Signore e a stare con Lui, mettendo Lui per primo davanti a tutto, come ci è stato ricordato nell'iniziare questo nostro viaggio. E Lui la nostra guida. Se cominciamo a perdere di vista Gesù, nostra guida, rischiamo veramente di perdere il sentiero. Per una vita bella e sincera. In fondo è quanto c'era stato detto. Questo è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo. Vivere secondo il Vangelo significa vivere sapendo ascoltare Gesù, nostra guida, nostro maestro. Ecco, io sto alla porta e busso, se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre, io verrò da Lui e cenerò con Lui. Ascoltiamo il tocco di Dio nella nostra vita, apriamogli la porta e stiamo in compagnia Sua. Se accogliamo sul serio il Signore della nostra vita, allora impareremo ad ascoltarlo, dargli retta. Allora le nubi svaniscono, i dubbi cedono il posto alla verità, le paure alla serenità. Tutto ritrova giusta collocazione, proprio come è avvenuto con i due discepoli di Emmaus. Perché è il Signore a sistemare le cose quando è accolto nei cuori. E lui a, a dare e ridare giusta direzione ai nostri passi, come fece con i due discepoli di Emmaus, che impauriti e delusi si allontanavano verso Gerusalemme, ma una volta che hanno incontrato Gesù, i loro passi hanno cambiato direzione e, pieni di gioia, sono corsi verso i loro compagni. A partire dall'ascolto del Signore, dal custodire nel cuore la Sua parola, permetteremo così al Signore di guidare la barca la barca della vita dove lui ritiene giusto per noi e per gli altri questo è saper ascoltare due atteggiamenti dunque che non si escludono ma si completano chiunque viene a me ascolta le mie parole e le mette in pratica è simile a un uomo saggio che ha costruito la casa sulla roccia ascoltare e mettere in pratica accogliere e poi servire è il segreto che il Signore ci rivela oggi abbiamo cercato così di rispondere alle due domande iniziali cosa dice la parola e cosa dice a me oggi questa parola e abbiamo compreso che il Signore sta cercando di aiutarci di mettere ordine nella nostra vita per saperlo seguire sempre più e sempre meglio ma ora che cosa rispondo io al Signore? Lo faccio con le due classiche preghiere. La prima è quella che noi ascoltiamo dopo il canto del Gloria, che è un riassunto, una colletta, un mettere insieme il messaggio dei testi di questa domenica. Ascoltiamo. O Padre, nella casa di Betania, tuo figlio Gesù ha conosciuto il premuroso servizio di Marta e l'adorante silenzio di Maria. Fa che nulla, anteponiamo, all'ascolto della sua parola. Avete colto il riassunto di tutti i testi. Abbiamo parlato di Betania, il premuroso servizio di Marta, l'adorante silenzio di Maria, ma anche la necessità di non mettere nulla prima dell'ascolto. Io invece rispondo così, con questa preghiera io vi saluto, augurandovi una buona domenica e una buona settimana. Signore Gesù, come Marta, anch'io rischio di ingolfarmi nel tanto fare, dando poca attenzione a te. Aiutami a comprendere, come Maria, che tutto è utile, ma tu solo sei la cosa che conta. Tu solo mi sei necessario, Gesù. Perché un conto è fare le cose, un conto è farle con te. Che rendi possibile l'impossibile. Gesù, sei tu vita della mia vita, amore infinito che dona senso e al, mio, al mio amore, via di verità che indirizzi i miei passi verso il Padre, misericordia che fascia la mia miseria, speranza che illumina l'incertezza del mio domani, Forza che sostiene la mia debolezza. Fratello che rende fratelli per sottrarci dalla solitudine. Gioia della mia gioia. Gesù, sii sì tu vita della mia vita, la sola cosa che conta.